Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento del fine settimana con Euro Truck Simulator 2. Quest'oggi percorreremo la tratta Parigi-Istanbul, detta anche Orient Express. Hi everyone, welcome to our stream of the Wednesday with ATS2. Today we will do a very long job from Paris to Istanbul. Known as Orient Express. Salut à tous et bienvenue à la live du vendredi. Aujourd'hui, nous allons faire un très long voyage. Nous partirons de Paris et nous arriverons à Istanbul. Nous parcourrons la roue qui est connu comme l'Orient Express. Ok, io direi di partire. Let's start. Sera de 3000 km. E approfitto per fare il rabbocco al mezzo. Allo allo, live sur la chaîne Twitch Dub Logistica One, live on Twitch Dub Logistica One, over over. Thank you.
andiamo a caricare e poi ci mettiamo in viaggio. Now I have to bring the to load, then we will start our trip, our very 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 long trip. Je vais prendre le chat, je vais charger et puis on va commencer notre voyage officiellement. Ah ouais. Ah ouais ouais. Oh yes. Oh yes. Speriamo di, come sempre, di portarlo a termine senza alcun tipo di problema. This is one of my longest trips that I have done. E questo viaggio è lungo, bello lungo. Ce voyage, ça doit être le premier voyage que j'ai fait si long. Bonsoir, Fernbus. Buonasera, Fernbus, carissimo dottore. Buonasera e ben ritrovato in live. Stasera faccio la famosa tratta dell'Orient Express. Parigi, Istanbul. Sarà un'esperienza unica. Sono circa 3.000 km da percorrere. Allora, non me l'ha preparato. Com'è possibile? Aspetta un momento. Qui i conti non tornano. Eccolo qua. If you are interested, I use it for a custom trip, a program called Virtual Speditor. Si vous êtes intéressé, j'ai créé un voyage personnalisé avec Virtual Speditor. Come si vede la live, ragazzi, amici ed amiche, è fluida la live oppure dà problemi di freezing?
male che l'ho vista nello specchietto. Ai ai ai, la prima multa. Chi è? Chi è? Ai ai ai. Maybe we will have some fun on this route. Because in real life the road codes should say that. So that's what l'entrée d'une voiture sur la route. Ça doit être prévu sur, avec, par le code de la route.
Là voilà, eccolo qui, il nostro elicottero da consegnare ad Istanbul. Celui-là est l'hélicoptère qui leur doit consigner, livrer à Istanbul, à la ville d'Istanbul. Ja, ist fast. Co we mnie wiesz, ospedale, kurwa, nie François! Zamknij mordę tam, kurwa. Jebać YouTube'a i ciebie też. Thank you.
E infatti, ecco, ora mi senti? Eh sì. Ecco qua, allora ora si spiega. E sì, tutto bene. Innanzitutto scusami se ho, se ti ho risposto solo ora, ma mi hai fatto presente che sicuramente ero mutato. Tutto bene. Oggi ho passato un po' la giornata a sistemare un po' di cose e poi a decidere quale tratta, insomma, portare per questa sera, e ho optato per quella della Parigi Istanbul, ovvero la tratta dell'Orient Express. Tutto bene, alla grandissima. A te come va, Ludovico Varissimo? Non so se c'è ancora l'amico Fernbus, e chiedo scusa anche all'amico Fernbus, magari poi quando guarderà il video capirà che per errore ho mutato il microfono. Ahia, spero sia cosa di poco, insomma, una sciocchezza. Qualche preoccupazione è purtroppo qua, i pensieri arrivano un po' ovunque, ma mi auguro che sia, sono sicuro che sarà una cosa risolvibile in poco tempo, vedrai che è così. Meno male, vi ha fatto preoccupare, credevo che fosse veramente qualcosa di molto molto grave. Meno male, l'importante è che è qualcosa di risolvibile. Mi dispiace, non so di cosa si tratta, ma qualsiasi cosa che preoccupa, insomma, preoccupa gli altri, caspita, speriamo che, spero che sia una cosa, diciamo, risolvibile in poco tempo, insomma, in una maniera leggera. Non so come si chiama, ma le auguro una pronta guarigione. Glielo auguro veramente di cuore, perché la sofferenza ci accomuna tutti. E comunque qua non si vede nemmeno la mozzarella del gelato qua. Ah, l'importante è che si sia ripresa, perché il cuore è un po', come si dice dalle mie parti, è un po' come un disgraziatone che ogni tanto gioca i brutti scherzetti, ci fa. L'importante è che adesso sia cosciente, insomma, che
stia allerta, ecco, diciamo così, stia lucida, e quindi questa è una grande cosa. Poi la paura e la preoccupazione ci sta tutto, perché ovviamente è una persona a te cara, l'altra metà del tuo cuore, quindi posso comprenderti appieno. Ah, caspita. Bisogna affidarsi ai medici. Io, non essendo un medico, non posso dire nulla, però affidiamoci ai medici, che sono persone conoscitori della materia, dottori, infermieri, insomma, che sono tutti quelli che hanno studiato per fare questa professione. Fidanzata di Ludovico Sardegna, ti auguro una pronta guarigione, anche se non ti conosco. E poi per la vita, per questa vita che deve venire al mondo, quindi l'augurio è doppio, e con una bella suonata di trombe. Ok, beh, ho letto il nick per intero. Alright, Ludovico, sei sardo? Leggevo Ludovico Sardegna, il cognome. Se il cognome non lo dire, io capisco. Così almeno manteniamo la privacy. Se il nickname... Allora, Ludovico. Diciamo che... c'è scritto Sardegna. Come io, per esempio, qui su Eurotrack prima mi chiamavo Partenope Logistica. Forse ti avrebbe fatto pensare a qualcosa, diciamo così, che riguarda la Campania. Anche se... Aspito, bella la Sardegna. Non ho avuto modo di visitarla, però sono stato per un periodo a Capoteolada, quando ero militare. Ho fatto il poligono con mezzi di cavalleria, e quindi diciamo che la Sardegna la conosco così. Però poi ho avuto anche dei colleghi sardi, e persone molto simpatiche, mi sono sempre trovato bene, anche se, diciamola tutta, io mi sono sempre adattato e adeguato anche alle varie situazioni che mi sono trovato a vivere. Infatti, dopo un po' di tempo mi adeguo a qualsiasi situazione.
ne risento pure io perché ovviamente, diciamo così, la calma e il karma a volte potrebbero venire meno, ma bisogna rimanere nei ranghi e quindi stare tranquilli. Quindi Ludovico, tranquillo, non ti preoccupare, che le cose andranno alla grandissima. Mi raccomando, fallo soprattutto per lei e per la vita nuova. Mi raccomando, come si dice nella mia lingua, che detta nella lingua napoletana ha un rafforzativo, è un rafforzativo. Ti faccio un esempio. Allora, uno può dire Ludovico è una persona di cuore. In napoletano, per dire che Ludovico ha un grande cuore, si dice Ludovico tenuo cor, teno cor. Poi per esempio, se tu, quindi questo è per dire, è un superlativo assoluto, diciamo così, quindi è per dire che è un cuore grande quanto è tutto l'universo. Oppure quando per esempio vuoi dire, poi c'è una parola che in base al contesto assume vari significati, la parola è cazzimma, ovvero può essere la grinta, può essere la cattiveria agonistica, ma può essere anche la cattiveria, diciamo quella lì, a disprezzo degli altri. Io mi ricordo qualche parolina di sardo: sadomu, furcetta, furcettu. E aspetta, erano delle parole che mi hanno insegnato questi amici sardi, ma ti sto parlando di 20 anni fa. E aspetta, poi e basta, questo ricordo, che poi una cosa buona che mi sono portato come souvenir dalla Sardegna è il mirto, buonissimo il mirto, squisito. Non sono amante del genere, però ho fatto veramente molto saporito. Stuttgart, Zurigen. Ludovico, un nome e una garanzia. Approfitto dell'occasione per ringraziare tutti coloro che durante le repliche si iscrivono al canale, lasciano messaggi e danno un sostegno al canale attraverso i bits. So I want to say thank you everyone, to everyone that follow the channel when I am in replay, who type and leave a message in chat, and who support the channel by bits. Je veux remercier tout ce qui s'inscrit au canal quand je ne suis pas online, ceux qui laissent des messages dans la chat et celui qui supporte le canal avec les bits. Ah, sei stato 4 mesi fa a Napoli, caspiterina. Hai girato un pochettino, lo poi la campagna è piena di
zone belle. È molto caratteristica la Campania, oltre al cibo, ai prodotti locali, insomma è da visitare. Tu cosa hai visitato, insomma, se eventualmente ti è piaciuto qualcosa, sì, vorresti o rifaresti l'esperienza? Se non è un piatto tipico partenopeo, un piatto tipico partenopeo che se hai l'occasione devi assaggiare, è pasta e patate. È una pasta e patate, diciamo, fatta alla maniera napoletana. È quella lì che la patata diventa cremosa. Poi metti una buccia di parmigiano che si scioglie e quindi insaporisce il tutto. Ferbus, guarda, io penso che qui saranno almeno un paio d'ore, perché devo percorrere quasi 3000 km, quindi saranno un paio d'ore e mezza. Quella di domenica su Farming invece sì, quasi 5 ore. C'è un ristorante a Napoli che si chiama Nennella, però in qualsiasi ristorante vai, se nel menù vedi pasta e patate, ti consiglio quel piatto lì. I ristoranti in generale, la ristorazione in Campania, come così in tutta Italia, è qualcosa di superlativo. Dove fanno la cucina casareccia, quella è l'ideale. Qua ci sono, diciamo, per quelli come me che non sono dei palati fini ma apprezzo le cose semplici, anche le cose un po' più complesse le mangio ben volentieri. Invece Ludovico, devi sapere che l'amico Fernobus invece è toscano, è un carissimo amico streamer che conosco oramai da 4-5 mesi, eppure lui è un simpaticone, infatti anche lui fa stream, porta Farming, The Sims, porta Fortnite, insomma è in gamba come streamer. Se ti fa piacere, guardi, ti consiglio il canale dell'amico Fernbus, perché è un simpaticone, è una persona semplice, una di quelle persone che quando segui le sue live non ti annoi, ti diverti e ti fai pure una bella pancia di risate. Te lo dico perché pure io, quando faccio le live un po' più lunghe e lui sta ancora streamando, passo dal suo canale e mi vado a divertire. Nel frattempo siamo arrivati in Austria. Perfetto.
è Fermbus, veramente un simpaticone. Lo consiglio un po' a tutti i canali che io consiglio, poi ce ne sono anche altri che se uno insomma è appassionato tipo che ne so di farming, allora ti posso consigliare 9 gire, la zappa storta, l'amico Fermbus, oppure se vuoi seguire uno stream dove ti spiegano le mappe come sono fatte, tutte queste cose qua, allora devi andare sul canale di Jason Farmer. Jason Farmer è un amico partenopeo che lo conosco da poco, però insomma ho avuto modo e piacere di vedere che è una persona molto umile come tutti quanti i piccoli streamer, e ti fa veramente appassionare a farmi insieme all'amico Fermbus. E poi se ti vuoi fare due risate, la zappa storta è un genere molto gag, diciamo così, che giocano in multiplayer. Il canale è di un amico umbro, e poi ci sono, vabbè, ci sono diversi interattori nel canale, a Fernbus oppure la zappa storta, perché di quelli che ti ho nominati quali sono? Se li segui, quando gli metti il follow e sono in chat, gli mandi saluti da parte di Zio Dab, allora lo conosci bene. Allora e vedi, io faccio tranquillamente gli sponsor ai canali amici, perché credo che sia una cosa buona fra piccoli streamer darsi una mano. E poi uno, io non sono il tipo che se viene a conoscenza, che ne so, di una mod o cose del genere, non lo dice. E Ludovico, guarda, le prime volte può risultare un po' imbarazzante, diciamo così, ti intimorisci, però poi man mano che prendi confidenza con gli strumenti, diciamo che diventi sempre più sciolto. Io non sono scioltissimo quando faccio lo stream, però diciamo che prendo spunto da altri streamer, e quando non è frina del mio sacco lo dico apertamente che ho preso spunto da altre persone. Diciamo che prendo lo spunto e poi cerco di fare qualcosa in base alla mia personalità, ecco. Ciò che io consiglio, anche se sono un dilettante in confronto a tante altre persone, è quella di non crearti un personaggio, ma di essere te stesso, perché le persone poi è bello che apprezzino Ludovico per quello che è e non per il personaggio che sta recitando, diciamo così. Per cui, come vedi, nel mio canale, nel mio caso, le visualizzazioni in live, i picchi, non faccio tantissimi spettatori, però
diciamo che le visualizzazioni le faccio, anche perché parliamoci chiaramente, il gaming lo fanno un po' tutti quanti, e ci sono quelli là che lo fanno da più tempo e quindi hanno un seguito molto più folto. Però io, se riesco a fare 3 visualizzazioni, 5 visualizzazioni per un paio di minuti, sono contento. Ciò che, diciamo così, credo sia, mi fa molto molto piacere è vedere che ricevo i saluti in live o durante le repliche, e questo mi fa piacere. So I was talking with Ludovico, and he was saying that he's too shy for streaming, and I suggested him to be himself and no not acting anything, and I know that the gaming, the world of the gaming is very full, but I am very happy when I see 5 or 6 or 7 people watching my live for a few minutes. I feel so proud. I know that I am not a great streamer. And that's all. J'ai parlé avec l'ami Ludovico et il me disait qu'il se sentait pas prêt pour faire le stream. Et je lui conseillais d'être soi-même et de ne pas réciter un personnage. Je disais que mon canal il ne fait pas beaucoup de visualisations pendant les directs. Je vois pour quelques minutes 5, 6, 7 personnes qui regardent la live. Pour moi, c'est beaucoup. Merci. Farci caso Ludovico, ma qua ogni tanto devo anche, come dire, non isolare le altre persone che magari non parlano l'italiano, non lo capiscono, anche se il mio francese e inglese non è un granché, però ecco, mi piace farli sentire partecipi a ciò che dico. E ho spiegato un pochettino loro il discorso che abbiamo fatto prima per quanto riguarda la live, fatto bello street come si dice dalle mie parti. Ok, vai tranquillo, prenditi tutto il tuo tempo. Take all your time. Aia.
E meno male che dovrei guadagnare circa 150.000 euro qua. Andiamo un po'. €210.000 alla faccia del bicarbonato di sodio. Svizzero? No. Österreich. Paraguay. Thank you.
Buonasera a tutti. Hello everyone. Salve a tutti. E andiamo avanti. Bye bye Gigino. Thank you. Grazie. Merci beaucoup. Merci. Quanti chilometri mancano? 1666 brut. Siamo arrivati a Vienna, capitale dell'Austria.
Yes. I grazie mille per il follow, benvenuto nel canale, welcome to the channel, thank you for the follow, bienvenue dal canale, merci pour le follow. Viaggio. Stato buono.
prossima. Dovrebbe essere la tolleranza di 5 km orari. Should be a tolerance of 5 km per hour. Il dovrebbe y avoir une tolérance de vitesse de 5 km/h. E mi fanno arrivare, mi fanno perdere un sacco di soldini.
Shake. Tico, tico, taco. Tutta Baia Domizia. Avevi un nome semplice. Il tuo nome era Patrizia. Eri una tipa splendida in mezzo agli ombrelloni. Stringevi nella mano la dotata di Macchero. Patrizia. Oh, 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 Patrizia.
dritto e andiamo sempre dritto, tutto diretto, tutto diretto. Remix. Lasciate qualche bit. If this live streaming will relax you and you fell asleep, please give a channel a couple of bits. Entre les bras de Morpheus, si vous voulez, laissez quelques bits, les bits, à ce canal. Merci beaucoup.
bye, thank you, grazie. Grazie. Bye bye. Stay alert.
Thank you.
Have a good trip, Delco. Bye bye. Relax. Thank you for the follow.
luce, ecco.
Miclebo ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Thank you, welcome to the channel and welcome to the stream. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Welcome. Have a nice trip you too. If you are traveling virtually on ATS too. Have a nice trip. Thank you so much.
thank you for the bits. Thank you. Thank you for the follow. And thanks for the message. Thank you.
Thank you.
Check on the weight station. Avanta Fimi a Istanbul. Cosa hanno ferro e in serenity? The check sur le station.
nostro viaggio, il nostro lungo viaggio, la nostra impresa del Orient Express termina qui. Per quanto riguarda l'appuntamento con Eurotrack, il convoglio del venerdì, l'appuntamento appunto ogni venerdì, per chi guarda questo video in descrizione troverà i link di miei canali social ed il link per acquistare Eurotrack Simulator 2 scontato. Il video della live su Twitch del venerdì sarà disponibile la domenica. Our challenge, Orient Express, ends here. You will find several links in the video, in the description of the video. You will find my social media links and the link if you want to buy ETS2 discounted. You will watch this video on YouTube on Sunday, and for our convoy rendezvous, it's every Friday. Notre voyage est terminé ici. Notre marathon et notre défi, l'Orient Express Paris-Istanbul, est terminé. Je vous rappelle le rendez-vous du vendredi du convoi. C'est toujours à 20h. Dans la description du vidéo, vous allez trouver le lien de mes social media, et puis vous allez trouver un lien pour acheter Eurotrack Simulator 2 en solde. Merci beaucoup. Thank you for everything. Thank you for the follow, for the message, and thank you so much for the bits. Merci beaucoup pour le follow, pour le message et pour le bits. Grazie a tutti per i messaggi, per il follow al canale. Soprattutto i bits. Thank you, merci, and state buona. Ciao ciao.